Abbiamo un amico in linea, pronto? Pronto, buonasera, Buonasera. Buonasera sono Gianluca. Gianluca, ci Buonasera. dica. Niente, volevo fare una Sì. domanda all'Oppresti. Premetto che sono tifoso del Toro, però volevo chiedere all'Oppresti perché lo ritengo veramente un giornalista molto competente. Cosa ne Grazie. pensa di Cerci in nazionale insieme a Pirlo? Perché Pirlo è un giocatore dove ti mette la palla proprio in maniera geometrica e con la velocità di Cerci, io penso che andrebbe a nozze. In questo momento, tra l'altro, Cerci è uno, secondo me, uno dei migliori giocatori italiani e penso che sia veramente un peccato sprecarlo così. Con questo vi saluto, vi ringrazio. Perfetto, grazie mille, grazie per aver chiamato. Buonasera. Dunque, per quanto riguarda Pirlo, la sua carriera immensa e straordinaria parla da sola. Certo. In questo momento Pirlo non è più quello che era fino all'anno scorso, soprattutto fino a 2 anni fa. Ha avuto delle pause. Comunque contro il Real Madrid, dopo che opportunamente Conte gli aveva fatto risparmiare più di mezza Sì, partita, col si è dato da Parma. fare. Ho visto però che dà più palloni sulle fasce che non lanci in profondità a smarcare uno dei giocatori. Probabilmente gli attaccanti non dettano il passaggio. Però l'ho visto limitare i suoi lanci, che sono la sua caratteristica migliore, quello di creare, che gli consentono di creare delle occasioni da gol. L'ha fatto diverse volte nella fase iniziale del Probabilmente perché non campionato, abbiamo delle ali e in di questo ruolo per momento, perché questo. Infatti io visto qua che ho notato. Llorente è lento, Sì. Tevez, Conte lo ha messo sulla fascia sinistra, dove aveva un suo significato, però. Poi Non non gli ha consentiva, giocato, no. no, Sì, no, lui ha si giocato impegna moltissimo, ha sempre, giocato moltissimo, si è impegnato sì. moltissimo. Come numero di palloni, eccetera, Tevez sicuro. ha bisogno di un Vucinic con cui scambiare uno o due. Infatti, Questa. la partita l'altra sera, quello che ha giocato dietro le punte non è stato Marchisio, come hanno scritto e detto moltissimi, è No. stato Pogba.